Abbiamo proprio quella che è la sede di François Hollande a Parigi, abbiamo le nostre due inviate Anna Maria De Caroli e Francesca Minon, normalmente si occupano di comunicazione, sono andata a seguire proprio questo appuntamento e hanno una sorpresa. Buonasera Anna Maria, buonasera Francesca. Ciao Alessandra, abbiamo pensato di cominciare questo collegamento con un fratello di UDM. La campagna di Hollande ha una grande novità, è una Radio Hollande che è in linea dai primi di marzo. Abbiamo pensato che, di intervistare il responsabile della radio. Ci aiuterà Laura, che abbiamo un'italiana prestata al comitato. Per questi ultimi giorni, Esatto. che tradurrà le nostre domande. Allora, Allora, un'avventura. buongiorno Italia. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi. Un'avventura nuova, un'idea straordinaria. Come è venuta? Raccontaci. Donc, c'est une nouvelle chose, ça, de Radio Land. C'est une aventure extraordinaire. Ce n'est comment et ça va comment? Ça peut paraître bizarre, mais on avait envie de s'amuser. Sembrera strano, ma abbiamo voglia di divertirci. On voulait un outil pour faire la promotion du programme de François Hollande et pouvoir écouter les Français. E abbiamo bisogno di uno strumento che ci permettesse di fare della campagna per Hollande e ci permettesse allo stesso tempo di sentire la voce dei francesi. E Quante persone lavorano alla radio di Hollande? On est 5 personnes, siamo 5 mais c'est 1h30 en direct tous les jours. ma è un riscontro diretto ogni giorno? Et on n'avait pas beaucoup d'argent. E non abbiamo tanti soldi. Beh, in questo, fratelli di UDEM, devo dire, quanto trasmettete? Che palinsesto c'è giornalmente? Et combien de fois vous êtes en air dans la journée? Tous les jours, une fois. Et on a commencé du lundi au vendredi, d'abord. Okay. Una volta al giorno, all'inizio era dal lunedì al venerdì. Et en fait, après, on a fait des émissions spéciales. E poi abbiamo cominciato a fare delle dirette speciali, delle emissioni speciali. Quand il y avait des meetings. Quando c'erano degli incontri, delle riunioni, degli eventi speciali della campagna. Voilà, Voilà. exactement. Avete dei dati di accesso? Quanto siete seguiti? Vous savez combien de gens il y a qui écoutent Radio Land? Alors, on a eu en direct en même temps entre 16, enfin le maximum c'était 20 000. Ok, il massimo che hanno raggiunto è stato durante la diretta 20.000 C'est persone. modeste. C'est No. modeste. È modesto. Et parfois, on était à 5 000, 6 000. On a fait une émission le samedi où il y avait vraiment parfois très très peu de monde. Très peu de monde. 5 000, 6 000. Ah, 5 or 6 000. ok. E a un certo punto abbiamo avuto fra i 5 e 6 mila ascoltatori. Samedi, siete? Oui, c'était un samedi Ah, un sabato. après-midi. Un sabato Et pomeriggio. là, c'était pas terrible. E non è stato male. Grazie allora e buon lavoro per questi ultimi giorni di campagna.